È la partita più importante strategica per lo sviluppo industriale del Nord-Est. È una cosa che stiamo seguendo, sia la trattativa del sindacato nei confronti di Eni. La disattenzione di Eni e gli impegni che noi abbiamo chiesto vengano mantenuti, presi con il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi noi siamo a chiedere ragione di quegli impegni e soprattutto il mantenimento delle promesse che Eni aveva fatto di rimanere, di investire e di dare uno sviluppo della chimica verde anche a Porto Marghera. Insomma, i posti di lavoro devono rimanere qui. I posti di lavoro sono legati allo sviluppo. Se non c'è un'idea di sviluppo, non si può pensare che vi sia anche il mantenimento dei posti di lavoro. È chiaro che per noi le due cose stanno legate insieme. Se noi ce la mettiamo tutta, e noi intendo la regione, il comune, la città metropolitana, il ministero, lo Stato, il governo, l'Europa, ce la mettiamo tutta, questa è un'area che può diventare la più interessante non del Veneto, dell'Italia, ma dell'Europa. Con delle prospettive enormi e può dare risposte in termini occupazionali e imprenditoriali meravigliose. Ci dobbiamo mettere tutti la testa, c'è un progresso molto pesante, dobbiamo avere anche, come dire, dobbiamo avere visione e coraggio, perché altrimenti non ne usciamo. Io immagino un parco scientifico enorme dove l'azienda arriva e tu chiavi in mano gli dai la possibilità di insediarsi, aziende venete italiane ma anche aziende estere. Questo deve essere, cioè noi dobbiamo agevolare l'arrivo di aziende forti qui nel nostro territorio. Anche perché non c'è nessun'altra zona al mondo che abbia dal punto di vista logistico quello che ha Porto Marghera, perché abbiamo ferro, gomma, aereo, navi, strade, abbiamo tutto. Quindi non abbiamo nemmeno giustificazione di dire ma è un'area depressa dove non ci sono collegamenti. No, c'è tutto qui, c'è tutto. Ci vuole una volontà politica condivisa forte. Si pensa di venire a un documento, io credo che sia necessario questo, proprio per riconoscere quanto fatto finora e poi per chiedere che semmai, e in maniera anche tempestiva, anche dopo la manifestazione che ci sarà a Milano giovedì prossimo, ci sia un incontro formale e istituzionale dove, credete, come sempre non mancheremo. Noi abbiamo bisogno di capire in tempi reali qual è l'impegno della Regione e dei comuni di Venezia in questo senso. Abbiamo fatto fatica a fare uno sciopero, dico, perché abbiamo subito da parte di Eni, come dire, delle pressioni risolte poi dal prefetto. Io credo che le opportunità che noi abbiamo sono quelle di ribadire le cose che sono state sottoscritte. Eni di fronte a voi, insomma, nei tavoli istituzionali e nei tavoli governativi, ha sottoscritto degli accordi che parlavano di mantenimento della chimica, chiusura della chimica e chimica verde. Hanno fatto un ragionamento specifico sulla questione della raffineria. Stanno utilizzando dei prestiti a Cassa Depositi per fare investimenti all'estero e in Italia dismettono. E qui ovviamente siamo di fronte a fatto di promesse fatte, disoccupazione. Gli esempi che abbiamo dalla Montefibre alla Sirma agli altri precedenti, insomma, ci fanno capire che neanche con l'autorità portuale, quello che hanno messo in campo, abbiamo l'opportunità di creare posti di lavoro. Il governo ha una responsabilità, secondo voi? Ma il governo, questo non lo so dire perché se ha responsabilità non lo so. Certo che il governo può dialogare con Eni, sicuramente. Noi, per quanto riguarda la nostra parte, sicuramente ci daremo da fare perché questo non avvenga. Noi veniamo da circa un ventennio di forti dismissioni in tale sito. Dismissioni che sono nate anche dalla cessione di attività e di impianti da parte di Eni a multinazionali, che dovevano ovviamente rilanciare quelle attività, consolidandole e magari facendo anche investimenti e nuove assunzioni, ma che poi nel giro di qualche anno invece sono state sistematicamente chiuse. Permettetemi la battuta in Veneto, ma ci vuole casco tanto beve acqua. E quindi è chiaro che, siccome siamo già stati scottati tante volte da situazioni analoghe, oggi ci vediamo in una posizione molto accorta,
Stiamo lì ovviamente ad osservare, fortemente preoccupati di quello che potrebbe succedere se l'ENI portasse a compimento le scelte già comunicate alle segreterie nazionali il 30 di ottobre scorso.